Io ve lo dico, raga, io ve lo dico, nonostante io mi possa vedere, nonostante mi stanno sul cazzo da morire, nonostante se non vinco del campionato godo, stasera mi sono emozionato pure io. Sto a parlare di chi ha visto Paris Saint-Germain Metz, col Paris Saint-Germain che all'ultimo pallone disponibile praticamente la butta dentro e la vince, con i due giocatori che si abbracciano alla fine e il Paris Saint-Germain che forse scaccia i fantasmi. Forse scaccia via tutto il male che c'è stato nell'ultimo periodo. Perché il Paris Saint-Germain ha l'ultimo pallone deciso, l'ultimo pallone proprio disponibile, grazie a un colpo di testa di Julian Draxler, vince 1-0 con il Metz. Ma andiamo per gradi perché è molto importante. Prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto. Mi raccomando, iscrivetevi, dobbiamo arrivare a 500.000 di iscritti qua entro il 30 ottobre, oppure a 100.000 iscritti sul secondo canale entro il 30 ottobre e faccio una follia. Prendo l'aereo, vado dall'altra parte del mondo e faccio l'intervista ai bangladini che sono in Bangladesh o ai tunisini che sono in Tunisesh, vabbè, avete capito? Sul Fazio e su Quan Jesus, quindi mi raccomando, regà, iscrivetevi al canale. Detto questo, questa sera si giocava il recupero della prima giornata di Ligue 1 per il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain che aveva perso la prima gara, non perso sul campo, ma perso a livello di gioco, non aveva giocata, perché appunto aveva chiesto un rinvio della giornata, un po' come ha fatto l'Inter, un po' come ha fatto chi cazzo è che salta più la giornata? Forse la Juve stessa salta più la giornata, non mi ricordo, forse la Juve stessa salta più la giornata, comunque l'Inter sicuro, per quanto riguarda le Final Four. No, l'Atalanta, la Juve la gioca perché non ha fatto le Final Four, uscita con Lione. L'Atalanta, l'Inter e l'Atalanta ovviamente saltano la prima giornata. Ecco, ha fatto lo stesso il Paris Saint-Germain perché è arrivata fino alla fine, ha chiesto il rinvio, oggi si recuperava la giornata. E il Paris Saint-Germain recuperava questa giornata, ma ragazzi miei, arrivava da 3 sconfitte consecutive. La prima ottenuta in finale di Champions League e questa la sappiamo tutti. La seconda maturata, la seconda giornata di campionato, la seconda giornata di Ligue 1, quella partita che vi ho detto in cui non c'era sostanzialmente nessuno. Che il Paris Saint-Germain ha giocato senza giocatori perché tutti erano malati per il Covid. La terza partita invece, la terza gara, l'ha giocata contro il Marsiglia. Vi ricorderete, schiaffi, schiaffoni, pugni e cazzotti. Oggi, e riprenderemo questo argomento perché è stato il verdetto, adesso ne parleremo, lo leggo ora. E oggi affrontava il Metz. E oggi, ragazzi miei, la partita è stata bloccata dall'inizio fino alla fine. Il Paris Saint-Germain cercava il gol e il gol non arrivava. Io credo e penso di poter essere abbastanza sicuro di ciò che dico in questo caso, che il Paris Saint-Germain, se oggi non avesse vinto, se oggi fosse finita 0-0 come stava maturando il risultato, beh, probabilmente avremmo parlato di una crisi importante, perché poi è vero che il Paris Saint-Germain, lo sappiamo, può perdere le prime 5 e poi vincere le successive 33, ok? Non sarebbe una sorpresa, cioè sarebbe una rimonta pazzesca vincerne 33 di fila, però non sarebbe una sorpresa, non una sorpresa clamorosa conoscendo il Paris Saint-Germain. Però diciamo che se perdi le prime due dopo aver perso la finale di Champions, oggi giochi contro il Metz, un avversario comunque molto abbordabile, giochi al Parco dei Principi, quindi a Parigi, e non riesci a buttarla dentro, fai un solo punto e fai un punto in 3 partite, diciamo che le altre corrono. Certo, 3 punti in 3 partite sono comunque pochi, però se pensi che la prima giornata è un attenuante, la seconda è verso nel derby contro il Marsiglia, nel classic contro il Marsiglia, la terza ci sta che tu possa incappare. Ora, prima di entrare nel vivo della partita, voglio leggere un attimo il verdetto, la rissa di PSG Marsiglia. Giudice sportivo ha messo le squalifiche per il Far West a scadenza al Parco dei Principi. Tutti gli espulsi sono stati puniti, mentre ancora non è stata presa alcuna decisione su Alvaro, accusato di razzismo da Neymar e Di Maria per il presunto sputo. Su queste cose ancora non si sa. Detto questo, 6 turni per Kurzawa. 6 turni per Kurzawa, mamma mia. 3 turni per Amaui, 2 più 1 per Paredes, 2 più 1, che cazzo vuol dire 2 più 1? Per Neymar, 1 per... Ah, 1 è quella che saltano per l'espulsione in più, quindi 3. 3 per Paredes, 3 per Neymar e 1 per Benedetto. Di Maria sarà ascoltato la prossima settimana, mentre è stata aperta un'inchiesta sui presunti insulti razzisti rivolti da Alvaro a Neymar. Quindi, insomma, potrebbero veramente essere fatti fuori tutti. Qualunque giocatore, già sono stati fatti fuori 4, Benedetto, 5, Benedetto, Neymar, Paredes, Amaui e Kurzawa. In più, probabilmente verranno squalificati anche Alvaro e Di Maria. Diciamo che questo derby è valso abbastanza. Chi, insomma, parla di un derby che non vale tanto, sinceramente, veramente non capisce
quello che si vive in quel momento. Detto questo, a proposito di Di Maria, che settimana prossima verrà ascoltato e probabilmente verrà squalificato per lo sputo, tra l'altro in tempi di Covid, santo Dio, ma come fai? Al di là di questo, oggi Di Maria ha fatto uno stop pazzesco. Non so se avete visto nel finale quando danno quel pallone a Di Maria, il gol sostanzialmente, recuperatevi il gol se non l'avete visto. Un pallone inguardabile in realtà, un po' gli ha tirato una saracca addosso, probabilmente se avessi aperto io per Di Maria avrei fatto un lancio migliore. Di Maria con la classe enorme, abnorme, immensa che c'ha, mette giusto pallone, la butta dentro, il pallone sembrava per Icardi, non arriva Icardi, dietro c'è Julian Draxler che di destra fa op, l'appoggia in rete, il pallone si infila in rete e lì praticamente il Paris Saint-Germain l'ha vinta. E ragazzi, Draxler non segnava tipo da 2 anni in Ligue 1. Da 2 anni che Draxler non segnava in Ligue 1. Cioè, figuratevi quanto è strano il calcio. Un giocatore che, da quando ha rifiutato la Juventus, perché vi ricorderete il casino con la Juventus quando Draxler era al Wolfsburg, eccetera, ha rifiutato la Juventus, non ha più azzeccato una partita che fosse una, al Paris Saint-Germain è stato un disastro. Oggi, nel momento più difficile, probabilmente, della storia del Paris Saint-Germain, sceicco, perché secondo me il momento più difficile di oggi non c'è stato, sto per vomitare, ovviamente parlo dello stato, nel senso, ovviamente qualcuno mi dirà, beh Zic, ti ricordo il Paris Saint-Germain vinse 4-0 col Barça e poi perse 6-1, sì, sono d'accordo con voi, ma quello è un momento pessimo del giorno, io parlo di un momento di crisi, ok? Il Paris Saint-Germain ha perso la finale di Champions e ci sta, e dopo ha perso altre 2 partite in Ligue 1 e oggi stava per rischiare di non vincere nemmeno questa. Nel momento peggiore del Paris Saint-Germain arriva Draxler, la butta dentro di testa, scartoffia qualunque cosa e ributta il Paris all'interno della lotta Ligue 1. E secondo me, ragazzi, se oggi il Paris Saint-Germain non avesse vinto, probabilmente si sarebbe fatta un po' più dura per il futuro, anzi forse potrei dire molto più dura. Fa male vedere alla fine Florenzi così tanto in gioco che urla fischia, arbitro fischia, 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 perché vuole che finisca subito, prima possibile, perché vuole appunto che il Paris Saint-Germain vinca subito. Io non so i problemi che ci siano stati nello spogliatoio con Florenzi, sinceramente fatico a pensare che ci sia stato veramente un problema con Florenzi negli spogliatoi, visto che poi Dzeko, visto che poi Totti, visto che poi Pellegrini hanno tutti commentato il post di Florenzi salutandolo, facendogli in bocca al lupo eccetera, quindi tutti molto bene. Probabilmente il problema sostanziale è stato Fonseca, però non credo che con Fonseca ci sia stato un problema basilare, forse semplicemente a Fonseca non piace, non lo so, non riesco a capire e non essendo dentro lo spogliatoio non riuscirò mai a capire. Però vi dico che a me Florenzi mi sembra sempre molto cuore, nel senso, quando c'è da lottare, quando c'è da sperare di vincere, quando c'è da tifare tutti insieme, Florenzi c'è. Però non è nemmeno male, troppo male quantitativamente in mezzo al campo. Quantitativamente è tanta roba, qualitativamente sì e no, però non è una pippa. Quindi me lo sarei tenuto, continuerò sempre a dirvelo, hanno scelto così, però me lo sarei tenuto. Detto questo, ragazzi, sì, ho letto di Under, non vi anticipo nulla. Domani alle 14.30 esce un video completamente dedicato ad Under, quindi mi raccomando, mettete la sveglia a 14.30, esce un video dedicato ad Under. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora l'aveste già fatto, mi raccomando, tantissimi piace qui sotto, voce alla linea come sempre. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!